di Messina, il nuovo molo dei vestiti di Messina, di fronte al municipio in pieno centro città. Questi sono gli autobus che trasportano i croceristi nelle località turistiche della Sicilia. Messina è il primo porto di transito delle crociere internazionali e 500.000 sbarchi l'anno, di cui la metà, il 50% l'anno scorso sono andati fuori Messina. E questi sono proprio i parcheggi degli autobus, decine di pullman che vengono utilizzati per portare i turisti fuori Messina. È una situazione incredibile, una città di 350.000 abitanti, con dei servizi pubblici come il tram, che c'è solo in Sicilia, l'unico in Sicilia, l'unico a Messina in tutta la Sicilia. I turisti vengono trasportati fuori dalla città con questi autobus a Taormina e sull'Etna. È una situazione incredibile, insostenibile, praticamente Messina è un porto parcheggio per le navi da crociera. La città in compenso è piena di traffico, pullman di tutti i tipi, e sostiene i servizi di questo scalo internazionale, 500.000 spacchi appunto. Non riesce a ottenere benefici corrispondenti all'impegno necessario per fornire tutti questi servizi. Qui abbiamo di fronte a noi una delle navi più grandi del mondo e anche una delle prime che è stata costruita per le crociere, da cui poi sono nate tutte le altre, sono state, possiamo dire, copiate da questa. E questa città vede tutto questo traffico, tutta questa ricchezza passare sotto il naso ogni giorno senza poter acquisire una corrispondente utilità rispetto alla mole di traffico e di servizi che deve fornire.